www.radiomondo.it. Ed eccoci qui di nuovo in diretta su Idea Radio, sono le 10:38 e come già annunciato nei giorni scorsi, adesso, fra qualche secondo, qui a Idea Radio si farà una piccola cerimonia che riguarda un crocifisso in cartapesta della fine dell'Ottocento, restaurato e restituito alla redazione. Quindi cedo il microfono al presidente della nostra radio Idea Radio, Tommaso D'Angeli. Grazie Alessandra, iniziamo questo momento di incontro con un doveroso ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti e a tutti coloro in ascolto. Siamo qui per celebrare e benedire un crocifisso restaurato e restituito negli studi della redazione. Ringraziamo per questa opportunità il maestro Raffaele Murra e Angelo Carpentieri per il preciso e meticoloso lavoro di restauro. Ringraziamo Emanuele Castrignanò, segretario generale pensionati CISL Puglia, che ci offrirà un ascolto di alcune sue poesie. Ringraziamo anche le istituzioni, nella persona della dottoressa Carbonara, assessore del Comune di Brindisi, del vice sindaco di Latiano Angelo Gaglione, accompagnato dall'assessore Tommaso Cavallo. Un ringraziamento a Michele Labellarte, che ha voluto donarci la statuetta della Madonna di Medjugorje. Un ringraziamento al direttore della testata giornalistica, il dottor Gabriele Argentieri, al direttore generale Antonio Ligorio, a tutti gli operatori della radio, sempre presenti nei momenti più significativi. Un particolare ringraziamento a Don Antonio De Stradis per la sua sempre certa disponibilità. E con tutto il cuore rivolgo un ringraziamento a colui che ha reso possibile questo momento. L'uomo che si è reso strumento della provvidenza, il professor Cosimo Pavia. È proprio a Cosimo che cedo volentieri il microfono perché possa condurre questo momento e svelarci pian piano in retroscena e le motivazioni celate dietro questa iniziativa. Ecco, buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Saluto cordialmente tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo in questa diretta. Parlare di questo evento non è molto semplice, in quanto io non sono venuto a osservare direttamente il crocifisso, ma è stata una combinazione casuale in un momento in cui per un invito qui in redazione per una ripresa ho osservato questo crocifisso. E da quel momento la mia attenzione è rimasta fissa a questa immagine, per cui notte e giorno pensavo come fare per poterne parlare, non conoscendo né gli autori, non conoscendo nemmeno il proprietario di questa immagine sacra. E così un giorno ho deciso di venire in redazione e guarda caso ho incontrato proprio l'amico Tommaso, che adesso è diventato uno appassionato anche all'argomento religioso riguardante i crocifissi. Così io ho preso questo crocifisso, cioè Tommaso me l'ha consegnato direttamente dopo che io ho espresso l'idea di poterlo restaurare. Mi sono recato dall'amico Raffaele Murra, il quale da tempo effettua questi lavori, e così lui in pochi giorni si è dedicato al restauro di questo crocifisso. Quindi è andato a ricercare la cartapesta, quindi è stato fatto un lavoro veramente meticoloso. Io ho cercato di ricostruire le mani in ceramica con una tecnica abbastanza moderna per i tempi. Io ci tenevo che la cosa fosse fatta il più presto possibile e così è avvenuto. È stata fatta la croce in legno, lui ha restaurato le braccia, ha dipinto tutto nuovamente questo crocifisso e così oggi è qui. Ma una cosa importante a cui tengo a sottolineare è il fatto che ho comunicato questa cosa all'amico Castrignanò Emanuele, il quale con molta sensibilità proprio ieri mattina, vedendo l'immagine di com'era il crocifisso e di com'è stato restaurato, ha composto una bellissima poesia che io appunto tramite questi versi scritti da lui credo di poter esprimere anche i miei sentimenti. Emanuele? Sì, grazie, buongiorno. Cristo senza razze. Mi è fatta impressione Cristo senza razze. Sopra una croce vecchia, cuddo strazze, paria sfregiato, puro topo muerto.
piccorpa di l'uomo vile e nato stuerto. Eppure stava da, si mantenia, sobra alla croce piccorpa puro mia. Mannana ma buona, santa, dispiaciuta, guardando Cristo non se l'è tenuta. No, non può restare così nostro Signore, condannato a morte per ridare l'onore all'uomo perso ormai in tra lui piccato, che si lo porta già di quando è nato. Ciun ci penso a Cristo mutilato, toppo che quella foto gli ho guardato, penso e ripenso a sto mondo rivotato, ti c'è caino lo frate e stompiciato. Fami, violenze, guerre, intrannazione, feriti, muerti e tante distruzione. Non era certo custo cavolia nascendo Cristo secondo profezia. A quante cose brutte gli ho pensato, pitendo Cristo un croce mutilato, piccini senza corpo, né piccati, pistrati, abbandonati e martoriati. Mo, li razzi al reto hanno tornati e pudimo ancora essere imbrazzati. Ma pur che Cristo resta da chiantato, oggi mi pare Pasqua, è risuscitato. Direi che in maniera più esemplare non poteva manifestare questa reazione di sentimenti, di passione che Emanuele ha per la poesia, ma soprattutto per gli eventi particolari, perché ieri mattina ha composto tutti questi versi, per cui io lo ringrazio veramente, perché attraverso le sue parole ho espresso anche un pochino il desiderio di voler esprimere quello che erano i miei pensieri. Quindi adesso possiamo benissimo guardare questo crocifisso, è importante spiegarlo in maniera ravvicinata perché ha una sua valenza. Ecco, si presentava in questo modo, quindi riusciamo a vederlo, per cui è l'impressione particolare e io sono stato colpito soprattutto da questa impressione, perché non ho mai visto un crocifisso mutilato di braccia, e questo fatto mi ha condotto poi a pensare come poter fare, quindi in un momento ho racimolato tutti i miei ricordi delle conoscenze, quindi chi poteva farlo se non un maestro come Raffaele, che ha un'esperienza particolare in questi restauri. E alla fine è venuto fuori questo che voi potete vedere adesso. Ecco, a questo crocifisso io associerei una breve poesia ancora per poi terminare, che appunto Emanuele ha composto e che ha una sua valenza proprio come significato, come profondità del concetto religioso sul crocifisso. Per cui passerei subito anche di nuovo la parola a Emanuele con questa poesia che lui ha composto proprio un mese fa, non più di un mese fa, quindi è una poesia inedita che riguarda il crocifisso, può essere anche una specie di preghiera. Cristo sta ancora in croce. Cur un giorno la capo non mi accompagnava e sciacchiando con uno che mi scaricava. Una chiesa di ponta, per caso, s'appigliai e senza concipenso da intra mi trovai. La puzza della cera, l'ardore di l'uncienso mi fece rastonare, che non ci voglio penso. Un organo con le canne, una musica spandia, la capo mi girava, licenza sta per dia. Non mi paria una chiesa, paria lo paradiso, gli iammi trimolavano, non mi tenia tiso. Di corpo macchiai innanzi a un crocifisso, sia che mi sta aspettava, mi guardava fisso. Non saggio come fuori, mi vedde inginocchiato, sia che quella musica mi l'era poi ordinato. Guardava Cristo un croce che mi volia parlava, e io con tanti lacrimi la faccia mi bagnava. Pensieri mi scirrai, da mi sentia sereno, non c'era più motivo cu scatto di vileno. Di fronte all'innocente, a morte condannato, per liberare l'uomo di l'odio e lo piccato. C'è core a tenere, con more, cu sincroci, tradito, processato, tra sofferenze atroci. Non mi sembrava muerto, vidia che si torcia per tutti i piccati, puro di corpo mia.
E io lo vidi in croce, cu centri trapassato, e intra sentinno fuoco, perciò mi era imbrazzato. Sicuro stava assenzi, e non mi stassonnava. Sopra le robe mia lo sangue stasculava. Titanna, gli ho capito, perciò resta chiantato, e dopo 2000 anni sta ancora condannato. L'uomo non si è pentito, non lascia lo piccato, ma Cristo lo spetta in croce, ci vuole po' imbrazzato. Ecco, direi più eloquente di così non sapremmo. Allora, prima della benedizione di Don Antonio, che ci dirà anche lui qualche parola in merito, e prima di passare alla fase religiosa vera e propria, io chiederei, farei qualche domanda al maestro, vieni pure Raffaele, così spiegare un pochino l'entità del tuo lavoro, cioè in pratica essere riusciti a recuperare due braccia similmente con la stessa cartapesta più o meno della tradizione con cui tu l'hai trovato, no? Stesso materiale. Ecco. È lo stesso materiale, solo che hai detto prima che io ho rifatto tutta la parte pittorica. No, è stata pulita al suo antico e basta. Le braccia soltanto ho dovuto fare dell'imitazione e basta, questo è tutto. Probabilmente perché non si notano le differenze, forse a questo che io alludevo, cioè il fatto di aver ricostruito le braccia e la tinta è molto precisa, uniformemente a quello che è la tinta di base. Dato che i restauri vengono fatti con le colori acrilici, sarebbe a dire che rimane sempre nella natura, non si ingiallisce mai, non si carica mai, poi si passa alla vernice di protezione, eccolo qui, questo è il suo. Allora vedi Tommaso che siamo andati bene nella giusta direzione nel scegliere un maestro competente, soprattutto che non distruggesse in nessun modo ciò che noi abbiamo trovato alla base, e questo ci soddisfa ancora di più perché in questo modo siamo riusciti a ottenere l'originale del crocifisso senza che nessuno possa in futuro notare, ecco, differenze di altro genere. Nessuno l'ha toccato, come l'originale, solo le braccia sono nuove e purtroppo dovevo fare delle imitazioni. La croce, mi hanno detto, l'avrei lasciato quella vecchia. Sì, sono d'accordo, però la differenza si vede. Quella è maltrattata proprio all'eccesso, però ho preferito più avere questo. Anche perché il legno sì. Parte non è un'opera... dire di opere di arte, diciamo, antica, è il crocifisso quello che ci interessa, no? A parte la croce si è rovinata tutta, è stata maltrattata, buttata, non lo so. Appunto, il restauro comprende anche questo, appunto, poter recuperare il tutto al meglio. Come in Ri è la stessa cartapesta che ho fatto alle braccia del crocifisso. E questo ancora di più valorizza l'originale. Terreno, re dei, eccetera, eccetera. Forse a questo punto Don Antonio ci può dire qualcosa in meglio riguardo all'Inri famoso che noi leggiamo sempre sulle croci, no? Il significato vero e proprio, Don Antonio. Beh, il significato è semplice, sono le iniziali delle parole latine Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Gesù Nazareno, re dei Giudei. In Ri, le iniziali delle quattro parole. Ecco. Però noi guardiamo soprattutto, ecco, la realtà. Attraverso l'immagine dobbiamo andare a quel Venerdì Santo. E fra poco noi lo ripercorreremo attraverso la liturgia Venerdì Santo. Cioè il momento in cui Gesù muore è il momento più importante di tutta la storia umana, perché è il segno più eloquente che Dio ci ama. Se ha donato il suo figlio, e voi genitori potete capire quanto gli è costato. Se il figlio si è offerto per amore, per donare a noi un senso nella vita, una speranza al di là della morte. Ecco, perché quella morte è stata soltanto la vittoria sulla morte verso la risurrezione. E Gesù è vivo oggi. Ed è vivo proprio
perché continua a operare nella storia. La presenza. Ci troviamo, diciamo, bene in sintonia con le parole con cui ha concluso la poesia Emanuele, certo, dove dice oggi è la Pasqua, no? Perché oltre a essere vicini alla Pasqua, ma per noi è la Pasqua in quanto abbiamo recuperato le braccia di questo Cristo che abbraccia tutti, poi in definitiva. Sì, ma siamo poi noi le braccia di Cristo. Esatto. Siamo noi che dobbiamo continuare ad amare, e Cristo risorge quando noi viviamo nell'amore vero, nel dono. Papa Francesco, gloriosamente oggi sul Soglio di Pietro, ce lo insegna, che quella lezione possiamo impararla tutti. E allora proprio nell'amore, allora noi possiamo capire che Gesù è risorto. Dice questa composizione: credevo che avessero ucciso Gesù, ed oggi l'ho visto dare un bacio ad un lebbroso. Credevo che avessero cancellato il suo nome, ed oggi l'ho sentito sulle labbra di un bambino. Credevo che avessero crocifisso le sue mani pietose, ed oggi l'ho visto medicare una ferita. Credevo che avessero trafitto i suoi piedi, e oggi l'ho visto camminare nella strada dei poveri. Credevo che l'avessero ammazzato una seconda volta con le armi, ed oggi l'ho sentito parlare di pace. Credevo che avessero soffocato la sua voce fraterna, ed oggi l'ho sentito dire: perché, fratello, ad uno che lo picchiava. Credevo che Gesù fosse morto nel cuore degli uomini e seppellito nella dimenticanza, ma ho capito che Gesù risorge anche oggi, ogni volta che un uomo ha pietà di un altro uomo. E allora, con questo augurio, noi adesso benediciamo, ecco, questo crocifisso, plaudendo alla sensibilità di Tommaso, dei dirigenti della radio, di tutti gli operatori, e augurando loro ogni bene. Ecco, per chi non riesce ora a vedere, possiamo descrivere un momento questo particolare passaggio dalla spiegazione vera e propria di come è avvenuta questa restaurazione sino alla benedizione, che servirà a far proseguire in questa sede la presenza di queste braccia aperte a tutti gli ascoltatori di Idea Radio. O Signore, Tu hai creato ogni cosa, hai creato anche l'acqua, umile, preziosa e casta. Preghiamo di benedire quest'acqua. O Signore, Tu vuoi che dalle immagini sensibili noi giungiamo a Te che sei l'invisibile. Ti preghiamo di benedire ora questa immagine di Gesù crocifisso, crocifisso per amore, perché tutti quelli che lo guardano abbiano a ravvivare la loro fede e abbiano ad ottenere ogni bene dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
E allora tanti auguri a tutti. Allora approfittiamo un attimo di questo momento e se riusciamo si può abbassare. Due parole le attenderemmo anche dalle autorità del nostro paese che sono intervenuti appunto a questa manifestazione, a questo evento importante per Idea Radio. Per cui sentiamo un po' la voce del nostro assessore alla cultura, che anche lui partecipa molto, con molta sensibilità a questi eventi, l'assessore Angelo Gaglione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento, un saluto da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco Antonio De Giorgi, a questa iniziativa, lodevole iniziativa, che rientra in un recupero del nostro patrimonio storico, artistico, culturale e religioso in questo caso. Certo. Il culto del crocifisso latiano è molto sentito e molto forte, e quindi noi abbiamo anche una chiesa che risale al XVI secolo. E se vogliamo dire una parola, Cristo si è fermato a Latiano, nel senso che quella chiesa è legata anche a una leggenda dove un crocifisso che faceva parte di un cassone di zingari, dopo che loro hanno venduto la loro mercanzia, non è voluto strapparsi dal terreno e quindi si legò tramite un mignolo a questa cassa, e quindi gli zingari preferirono rompere il mignolo al Cristo e andare via, quindi diciamo che in questa maniera lui si è voluto fermare lì. Forse un Cristo stanco, nel senso che era anche un Cristo morto, perché c'è il capochino, il Cristo nero del nostro Santissimo Crocifisso, ed è particolare intanto perché è una statua nera, è un Cristo nero, e poi appunto è amputato il dito. Una storia quasi collegata, perché questo Cristo non aveva le braccia. Importante per te averlo intravisto, e poi lodevole anche il lavoro del maestro restauratore. Io in questa occasione mi sono permesso di portare un libro del culto del Santissimo Crocifisso Latiano, che voglio donare in occasione di questa bellissima iniziativa. Il popolo latianese è molto vicino alla figura del crocifisso, tant'è vero che nelle nostre famiglie, nelle famiglie dei latianesi, i bambini venivano chiamati crocifisso o crocifissa. Credo che sia una cosa rarissima, forse appartiene a pochissimi comuni limitrofi, ma soprattutto a Latiano. E quindi niente, da parte nostra un ringraziamento a questa iniziativa, a te che l'hai scoperto, a Idea Radio che ospita questa bellissima opera d'arte. Quindi i pissi di Latiano appunto risalgono appunto a questa tradizione del crocifisso, vero? Sì, risalgono a questa tradizione del crocifisso. Viene fatta una festa l'ultima domenica di agosto, quindi c'è tutta, che adesso ha ripreso in una maniera importantissima. Sì. Sì. E io sono particolarmente legato, perché in famiglia mia ogni quattro persone uno si chiama crocifisso. C'è un'abbondanza di crocifissi. Sì. E quindi insomma niente, ho risposto volentieri a questo invito. Mi ha fatto molto piacere, l'argomento è molto sentito. È un argomento, grazie a te, perché con queste notizie arricchisce questo evento, perché in realtà parlare del crocifisso racchiude tante storie che sono legate anche alla nostra origine, al nostro paese, particolarmente a Gesù Crocifisso, quindi alla Chiesa di Gesù Crocifisso, sì. Che avevi detto che la festa ricorre il... La festa ricorre l'ultima domenica di agosto, è una festa fissa, sì, ricorre l'ultima domenica di agosto, e in questo libro di Salvatore Settembrini, che risale al 1996, viene raccontata sia la leggenda del crocifisso latiano, ma tutto il culto e la forte fede dei latianesi per questa figura. Insomma. Quindi con questo tuo intervento possiamo concludere dicendo
che anche noi ci sentiremo legati, soprattutto i componenti, lo staff di Idea Radio, a questo evento e quindi alla festa di Gesù Crocifisso. Ringraziamo tutti quanti hanno voluto partecipare, così numerosi, a questa manifestazione. Ringraziamo Don Antonio per questa sua, il suo intervento religioso, ha avuto la sua valenza più importante, direi, al di là di questo. E passo la parola al nostro Tommaso, il quale concluderà questo giorno particolare. No, io volevo approfittare, insomma, per poter avere qualche altro intervento, perché benissimo, ecco, benissimo. Sono interventi spontanei. Benissimo. C'è Rita De Nitto, nostra collaboratrice. Benissimo. Qui passo il microfono. Sì, voi lo sapete, la mia attenzione e anche la sensibilità di Idea Radio per quanto riguarda la figura di Don Tonino Bello. E a proposito di questo volevo proporvi una breve riflessione su un termine che è venuto fuori proprio dalla collocazione di un crocifisso. Collocazione provvisoria. Nel Duomo Vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. L'ha donato qualche anno fa uno scultore del luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta «Collocazione provvisoria». La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso da lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito, collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce, la mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio allora, siamo tutti collocati provvisoriamente sulla croce. Grazie, grazie tante. Ecco, aggiungerei altri interventi proprio perché sono interessanti queste notizie, queste riflessioni sul crocifisso. Vediamo che c'è Padre Carmelo e vediamo se Padre Carmelo ci aggiunge cose ancora più interessanti su cose che non conosciamo, chiaramente. Padre Carmelo vive a Roma, anche se di Mesagne, e io ho avuto modo di apprezzare le sue omelie. Quindi la sua chiarezza, soprattutto la sua semplicità nel farci entrare in certi argomenti. Prego, padre. Intanto un saluto a tutti e grazie. Grazie per questa esperienza nuova. Sì, da 23 anni vivo accanto a coloro i quali non parlano della croce, ma la vivono. La vivono quotidianamente, in tutte le forme possibili e immaginabili, che né un libro, né un'enciclopedia, né una poesia bellissima, quelle di Emanuele, possono contenere. Però devo dirvi due cose. Io ne ho due di questi crocifissi. Uno qui a casa mi fu regalato, trovato in un mercatino delle Pulci a Cracovia, nel giorno 25° del mio sacerdozio, un bel po' di anni fa, adesso ne ho fatti 42. E non ho mai voluto ridargli le braccia. Tempo fa un ginecologo mi ha regalato un altro piccolo, più piccolo crocifisso, lo stesso, senza le braccia, di legno anche questo, tutti e due sono di legno. Non hanno autore, non hanno data, anzi, già che c'è qualche esperto, mi farebbe piacere, almeno qui a Mesagne, che veniste a visitarlo. La mia piccola riflessione a tutti gli ammalati in ascolto, ai diversamente abili, a quelli che chiamiamo per nome ogni volta che si viene qui alla radio, e la radio sono le braccia di quel Cristo al quale sono state o strappate o amputate o perse, perché la radio diventa l'abbraccio di Dio per ogni persona, specialmente per chi è in difficoltà. Ho letto tempo fa a Roma, un signore camminava nell'autobus, andava nell'autobus e ha visto un barbone che rovistava nella spazzatura, nei bidoni della spazzatura. E in un impeto di solidarietà, di sconforto, quello che volete, ha detto
Signore mio, possibile, ma non lo vedi? Non fai niente per tutta questa gente, indicando il barbone. E una voce dentro, credo che l'abbia sentita, non una voce esterna, ha detto: come niente? Ho fatto te. Ecco, quelle braccia che sono ritornate non ci facciano dimenticare che le braccia di Dio che accarezzano, che asciugano le lacrime, tutto quello che Emanuele ci ha detto nel nostro dialetto, siamo ciascuno di noi. E io vi faccio questo augurio, che possiate essere anche voi, anche io, continuare ad essere le braccia di Cristo che ci rivelano il Padre e che ci proiettano verso qualcosa d'altro e di oltre. Quella è collocazione provvisoria, ma noi siamo destinati ad una collocazione definitiva nelle braccia, nel cuore di Dio. Grazie davvero. Con questo veramente piacevole, interessante, pieno di amore, direi, parole piene di amore di Padre Carmelo, passo la parola ad Argentieri, l'avvocato Argentieri, il quale ci comunicherà anche le sue sensazioni in merito a tutto quello che si sta svolgendo qui a Idea Radio. No, penso che ci sia ormai poco da aggiungere rispetto a quello che è stato detto in ordine all'evento che si è consumato nei minuti scorsi qui presso la sede di Idea Radio. Una considerazione di fondo, che una radio comunitaria come Idea Radio riesca ad essere accogliente e capace di esprimere tutta la ricchezza a cui oggi si sta dando voce e immagine attraverso la riofferta di questo crocifisso che si è completato con la restituzione delle braccia. Ecco, la ricchezza di una radio che oggi troppo spesso è solo tecnologia, ma che effettivamente poi diventa contenuto di profonda condivisione, come in questo caso e come magari cerchiamo di fare in tante nostre altre trasmissioni. Solo questa considerazione di fondo e ovviamente il ringraziamento a tutti coloro i quali sono intervenuti presso la sede di Idea Radio in questa circostanza. Grazie ancora a tutti. Ecco, abbiamo qui la presenza dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Brindisi, la quale ci ha onorato della sua presenza e ci ha onorato anche e soprattutto perché lei si affaccia giornalmente alle problematiche sociali, alle problematiche etiche e soprattutto anche religiose, se vogliamo. Quindi la sua presenza può significare un passo avanti anche per Idea Radio, che si interessa soprattutto di queste situazioni tragiche e drammatiche di cui lei tutti i giorni, mi pare, ne ha contatto, vero dottoressa? Certo. Io ringrazio il professor Papadia per questa grande opportunità e per questo appuntamento alla cultura e alla fede, perché davvero è un connubio tra cultura e fede, quello che è accaduto qui oggi e quello che è stato un processo lungo di ricostruzione di un crocifisso riconosciuto con il senso Il senso dell'arte e il valore religioso che un crocifisso in qualsiasi struttura, in qualsiasi ambiente ha. Io mi confronto ogni giorno con situazioni difficili, situazioni di deprivazione culturale, di deprivazione affettiva e talvolta si riconosce anche una mancanza di punti di riferimento e di orientamento per le famiglie e molto spesso il lavoro di associazioni culturali o la stessa Caritas ci dà un grande, grandissimo e valido aiuto per famiglie e soggetti soli e in grave difficoltà. Quindi grazie ancora al professor Papadia e a Idea Radio per questa grande opportunità. Beh, io associerei, non ringraziamo noi, perché senza dubbio
la sua presenza significa, testimonia quello che è la nostra, il nostro inserimento in campo sociale. Noi ci teniamo a sottolineare invece le basi cattoliche di questa radio, di cui Don Antonio giornalmente ci alleva proprio con le basi che lui ha e che lui ci dà tramite l'emittente, che come sappiamo ogni giorno Don Antonio lancia un messaggio che il crocifisso comunque c'entra sempre, cioè la croce di Cristo, vero Don Antonio? Beh certo, perché incominciare la mattina con un pensiero che eleva, con un colpo d'ala, come abbiamo voluto intitolare la rubrica, è bello, perché abbiamo tante notizie negative ogni giorno che ci sommergono e quindi respirare un po' più su fa sempre bene. Ecco, oggi è stata anche una bella occasione questa del crocifisso che rivela la sensibilità d'animo anche dei dirigenti e dei giornalisti di questa radio, piccola però ecco anche che cresce giorno dopo giorno. A proposito del crocifisso senza mani, volevo ricordare l'episodio che avvenne durante l'ultima guerra mondiale. In un paesino della Francia, a causa dei bombardamenti, la chiesa venne gravemente danneggiata e anche il grande crocifisso che era sull'altare, tanto che dopo il bombardamento il crocifisso risultò privo delle braccia, andate in frantumi. Il parroco pensò alla ricostruzione della chiesa e volle anche affidare quel crocifisso mutilato all'artista perché rimediasse a quelle lacune che si erano procurate. E allora si avvicinò il giorno dell'inaugurazione, ma mentre tutti gli altri lavori erano ormai terminati, l'artista aveva dormito e non aveva pronto il crocifisso. Allora il parroco lo espose ugualmente sull'altare, senza braccia, però aggiunse un cartello con questa scritta: le mie mani siete voi. Ecco, siamo noi le braccia di Cristo, noi dobbiamo continuare la sua missione. Ogni battezzato è un altro Cristo, è un altro Gesù. E questo è l'augurio che io faccio e ci auguriamo che con l'impegno di tutti diventi giorno per giorno una felice realtà. Bene, grazie Don Antonio per questo ricordo e per queste mani di cui siamo tutti un pochino coinvolti, quindi spereremo di dare con la partecipazione di tutti una mano anche alla nostra simpatica radio, religiosa radio, umana radio, bella radio, idea radio. Grazie. Un plauso va certamente dato a chi ha voluto questa bella iniziativa, per mezzo della quale si è voluto spingere questa emittente oltre i normali compiti di intrattenimento e informazione. Gesù è stato accolto in un luogo solitamente indifferente, se non ostile, alla religione e alla fede. Perché? Perché secondo una mentalità diffusa, Gesù appartiene a una cultura dalla quale bisogna liberarsi, essendo un prodotto dell'ignoranza e della superstizione. Ed è solo grazie alle umane capacità ed intelligenza se l'uomo è arrivato al progresso e al benessere attuale. Qualcuno ha detto che la parola di Dio rivela, ma la parola dell'uomo nasconde. Sono trascorsi più di 2 millenni dalla nascita di Cristo e da sempre eserciti di denigratori cercano di diffamare, smentire, eliminare Gesù
la Chiesa da Lui voluta e la sua parola, o luce, se meglio vi piace. Vorrei invitare costoro a riflettere bene sulle modalità e circostanze della nascita e dello sviluppo della Chiesa nel corso della storia. Prima di tutto il suo capostipite, Gesù, è un fallito, è uno sconfitto, secondo la comune visione del mondo. Non si può certamente dire che egli abbia trionfato in modo mirabile nel volere affermare le sue idee. Dopo di ciò anche i suoi collaboratori più stretti, gli apostoli, quasi tutti, sono stati torturati e massacrati con ferocia. Nel corso dei secoli poi una moltitudine di religiosi e non sono stati perseguitati e uccisi brutalmente. A questo aggiungiamo poi una serie di discordanze e di falsità che secondo taluni sarebbero contenute nei Vangeli. Ma che bella Chiesa! Eppure sono più di 2000 anni che vive e oggi più solida che mai. Qualcun altro ha poi detto che nella Sacra Scrittura ci sono abbastanza luci per chi vuole credere e abbastanza ombre per chi non vuole credere. La parola di Dio illumina quello che a volte nascondiamo con tenacia, perché disturba il concetto gratificante che abbiamo di noi stessi. La parola di Dio, che lo vogliamo o no, ci rivela chi siamo realmente. Quindi la parola di Dio è condanna? No, assolutamente. Semplicemente ci vuole indicare la strada da seguire per diventare degni del nome di cristiano. Molto spesso, alla luce di Dio, preferiamo i bagliori di questo mondo, che con il loro potere accecante diventano poi la fonte delle nostre sofferenze. Intendiamoci, nulla di quanto esiste è di per sé dannoso, lo diventa quando manchiamo di gratitudine. Credendo che ciò che siamo o ciò che abbiamo lo dobbiamo esclusivamente alle nostre capacità. Tutto quanto esiste è stato creato per l'uomo, perché ne goda e da questo ne nasca lode e ringraziamento a Dio. Molti si chiedono perché la sofferenza. È una domanda che nasce quando in noi è spenta la luce e siamo quindi incapaci di comprendere la sovrabbondanza di bellezza, intelligenza, ordine, bontà, amore in cui siamo immersi. Comprendendo questo, il perché della sofferenza perde tutta la sua drammaticità. Termino questa breve riflessione augurando che Idea Radio e tutto lo staff possa farsi voce verso tutti coloro che lontani dalla fede non hanno l'occasione di ascoltare, non tanto con le orecchie, ma con il cuore, la bellezza di quella parola così essenziale alla vita di ogni uomo. Beh, Tommaso, direi che è arrivato il momento di Cosimo. Oh no. Abbiamo pensato di omaggiarti in questa targa ricordo per l'impegno e l'amore profusi nel restauro del crocifisso senza braccia, con gratitudine al professor Cosimo Papadia. Io ringrazio, vuol dire che con questo omaggio mi leghi ancora di più a Idea Radio ora, perché mi sentirò opportunamente anche interessato ad altre cose con cui la radio vostra sta veramente diffondendo in tutta la provincia. Ecco, io ringrazio Tommaso, con il quale abbiamo restaurato e instaurato nello stesso tempo una amicizia veramente affettuosa, perché queste cose legano spiritualmente. Quando ci si lega spiritualmente, direi che si può andare avanti in tutti i modi, ci si può comprendere meglio. E associerei i miei ringraziamenti a quelli anche dei miei collaboratori, li posso chiamare così, perché Raffaele Murra è stato il perno principale, perché l'ho visto con quanta meticolosità, veramente con quanta attenzione ha voluto fare in modo che questo crocifisso rimanesse un'opera d'arte nelle mani di Idea Radio. Bene, grazie a tutti e al piacere di rincontrarci. Un cordiale saluto.